Le tragedie del mare sono figlie della globalizzazione e dell'indifferenza. Papa Bergoglio a Lampedusa nella sua omelia è duro con i governanti del mondo le cui scelte socio-economiche causano queste tragedie e ringrazia i lampedusani per la loro solidarietà. È durata 5 ore la visita di Papa Francesco. Dopo aver deposto in mare una corona di fiori, il pontefice è sbarcato sul molo Favaloro, dove ha incontrato 50 migranti prima di spostarsi in auto al campo sportivo per la messa in suffragio davanti a 15.000 persone. Dopo un incontro con i fedeli della parrocchia locale, Bergoglio ha lasciato Lampedusa. Torna la bufera sulla formazione professionale in Sicilia. Varate le linee guida per la seconda annualità, resta fuori la formazione permanente. 700 lavoratori a rischio solo a Catania, 3.000 nell'isola. Intanto una trentina di formatori licenziati occupano l'assessorato regionale al lavoro. Il ministro della coesione territoriale Trigilia incontra il presidente della regione per accelerare la spesa dei fondi comunitari che è ferma al 18% nell'isola. Sabato da Siracusa aveva bacchettato la regione. Oggi ricerca comune delle soluzioni a Palazzo d'Orléans. Non c'è pace per il governo regionale. Annunciato a settembre il rimpasto, ma la notizia viene da settori della maggioranza. Non conferma il presidente della regione. Saranno valutate le performance dei dirigenti generali, ma anche degli assessori proprio sulla spesa dei fondi UE. Palermo, chiesto il dissequestro di Porta Nuova. Dopo i lavori di messa in sicurezza, il monumento storico potrebbe riaprire a breve. C'è attesa per il ripristino della normale viabilità, ma è polemica sia sui lavori che sulla salvaguardia del monumento. Per gli ambientalisti sarebbe opportuno interdire il traffico nell'area, ma le alternative per la viabilità sono quasi inesistenti. Il web si mobilita per l'Orchestra Sinfonica Siciliana. Appello al presidente della regione Rosario Crocetta per salvare l'orchestra dalla chiusura. L'associazione Palermo Indignata chiede di utilizzare i fondi della tabella H. Salviamo 53 anni di storia, dicono. Falsa partenza per i saldi di fine stagione estiva. 2 famiglie su 3 non compreranno nulla. Secondo uno studio dei consumatori, la spesa per scarpe e abbigliamento va giù fino ai livelli di 15 anni fa. Per tutte le altre notizie, i video degli eventi della giornata e gli aggiornamenti, seguici su blogsicilia.it.